Si chiama Fano for Fun ed unisce l'amore per lo sport a quello per la cultura a quello per la salute. È la passeggiata sportivo-culturale che si terrà a Fano domenica 8 maggio con partenza alle ore 9. Si partirà dal porto turistico di Marina dei Cesari, infatti, per arrivare in diversi luoghi di interesse storico-culturale di Fano che verranno descritti dagli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti. Durante le soste verranno illustrati i benefici di camminare da esperti dell'ASO Area Vasta 1 e si tornerà poi tutti insieme a Marina dei Cesari dopo aver percorso 4 km alla scoperta della città. I monumenti visitati durante l'evento organizzato dal Comitato per la Colle Marathon, l'ETC Battisti e l'Asur Marche 1 saranno la Darsena Borghese, la Porta della Mandria, ma anche l'Arco d'Augusto, il Duomo, Piazza 20 Settembre e le Tombe Malatestiane. Un'iniziativa dunque rivolta a famiglie con bambini, ma anche a scolaresche, ai grandi, ai piccoli e a tutti quelli che hanno voglia di effettuare una passeggiata per conoscere meglio la città. Sì, io direi che unisce anche la salute in questo caso. Perché? Perché è una passeggiata per le vie di Fano che organizziamo, diciamo, in contemporanea con la maratona e che permetterà di visitare dei monumenti fanesi. Nei momenti di sosta, oltre alla spiegazione dei monumenti fatta dagli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Battisti, ci saranno, diciamo, rappresentanti dell'ASUR che poi spiegheranno anche i benefici del camminare. Quindi un'esperienza tutto tondo, ecco. Il fatto di farla in contemporanea con la Colle Marathon, per quale motivo? Per unire un po' una giornata di sport ancora più intensa? Sì, ci sembrava limitativo far correre solo, ecco, quindi abbiamo preferito anche pensare a chi non riesce a correre e farlo camminare in città. Un'iniziativa importante di contorno dove i nostri valori li mettiamo, ecco, a servizio dei giovani, dei ragazzi, quindi fa piacere essere oggi qui con loro e portarli dentro nell'entusiasmo e nelle nostre, ecco, energie che vogliamo trasmettere agli altri. C'è da dire che oggi con l'evento che presentiamo lo rendiamo un pochino più accessibile a tutti, perché nella Colle Marathon vediamo atleti veri e propri, mentre nel Fano for Fun può partecipare veramente chiunque. Certo, questa è una maratona diversa da tutte le altre, lo diciamo da tempo, quindi è un'occasione per tutti per mettersi in gioco, perché questa è la maratona dove ci si diverte, a differenza delle altre. Quindi qui c'è un percorso unico dove in 6 ore ognuno si può mettere in gioco e dare il meglio di se stesso. ASUR partecipa attivamente a questo percorso studiato per promuovere, oltre che la cultura e lo sport, anche la salute. Esatto, non potevamo non essere partner di questa bellissima iniziativa, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la salute è un completo benessere, uno stato di equilibrio tra il benessere fisico, psicologico, spirituale. Questa iniziativa unisce tutti questi elementi e quindi noi saremo presenti proprio per fornire delle pillole sul sano movimento. La nostra provincia è abbastanza attiva, però ancora non in maniera sufficiente. Purtroppo le persone pensano di svolgere un'attività fisica giusta, sufficiente, ma in realtà i dati statistici ci dicono che non è così. Quindi dobbiamo fare di più. Quanta attività fisica fare, come farla, a seconda poi delle tipologie delle persone, lo vedremo proprio durante questa iniziativa.